Proseguiamo la conferenza stampa con il nuovo mister biancazzurro Andrea Dossena, al quale va il nostro più caloroso benvenuto, e lasciamo spazio alle parole del mister e a tutte le vostre domande per il nuovo coach biancazzurro. So I've already said the introductions before you were here, so anyway, here he is. Grazie del prima di tutto del benvenuto. Non lo so, io se volete partire direttamente con le domande o faccio una prima mia introduzione. Io sono felicissimo di questa opportunità, per me Ferrara l'avevo segnata con il pallino rosso dei miei desideri. Fortunatamente prima per varie vicissitudini il mio nome era stato accostato a questa società in un'altra via. Fortunatamente sono piaciuto parecchio al presidente, che quindi sono riuscito ad arrivare grazie anche ad un'altra strada. Porto tanto entusiasmo, so che la città, la squadra, i tifosi si aspettano qualcosa di meglio, di entusiasmo, di voglia di tornare a gioire insieme. Quello che posso io garantire è che da oggi 24 ore su 24 sarò a disposizione del club, della città, per cercare di dare il massimo e garantire che tutti i miei giocatori diano come me il 1000%. Non ho ancora avuto modo logicamente di parlare con ognuno di loro, ma vorrò parlare a ognuno di loro e guardarli negli occhi per capire bene quanta voglia hanno di fare un percorso importante, che ovviamente per ogni tifoso, per ogni persona che è nel calcio, significa vincere, ma bisogna vincere attraverso il lavoro, la fatica, l'entusiasmo, il divertimento, la voglia di essere gruppo, la voglia di sacrificarsi. Tutto questo percorso, la mia difficoltà è che bisogna farlo nel breve tempo possibile, perché il calcio è un lavoro che va velocissimo. Dico sempre che secondo me va al triplo rispetto a un anno nella vita normale, sono 3 anni nella vita del calcio. E devo essere bravo quindi a far capire subito ai ragazzi il mio DNA, del mio staff, che solo attraverso il lavoro possiamo portare a casa risultati. Non c'è nessuna scorciatoia, nel calcio non esiste la fortuna, esiste solo una programmazione, un lavorare più degli altri, impegnarsi più degli altri. Non mi fanno paura, se sono qua è perché avendo fatto anche un po' il calciatore, le sfide importanti, le sfide quelle dove servono le spalle larghe, sono le sfide più belle e che mi sento di andare subito a affrontarle a petto in fuori. Il mio stile, se andiamo sullo stile, sul tattico, ho privilegiato sempre il 4-3-3, ma mi è capitato anche di andare nelle esigenze dei giocatori, perché in certi momenti magari avevano bisogno di una maggior sicurezza, quindi essere un po' più difensivista, andare a prenderli un po' più alti, quindi di volta in volta devo saper leggere e quindi mettere l'abito a misura dei ragazzi. Basta, questo è quello, le prime cose che mi sento di dire per diciamo, introdurre il tipo di persona, perché prima di tutto siamo persone, poi dopo siamo allenatori, sono ragazzi e poi dopo sono calciatori. Quindi sì, sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Buonasera, benvenuto Alessandro Sabrani, Terestense. Le chiedo, mister, due cose. La prima riguarda con quali motivazioni Giota Coppina e i suoi più fidi collaboratori hanno convinto Andrea Dossena ad accettare le proposte della spalla, a prescindere dal blasone, dalla città. E la seconda è quella relativa alla conoscenza di questo, del girone B, visto che lei ha quasi sempre lavorato nel girone A. Ok, l'approccio positivo, l'approccio di tanta voglia,
perché molte volte si giudica anche da fuori, no? Si guarda anche, si punta il dito anche da fuori, mentre invece la mentalità di un presidente che ha voglia, che ha voglia, che ha fame, e la sincronia di ok, abbiamo la stessa grinta, abbiamo lo stesso DNA, proviamo a fare qualcosa che in questi ultimi 2 anni non è riuscito, però per me scegliere una piazza come Ferrara non è che dico che è stato facile, perché però è normale. Io arrivo da un percorso di 4 anni da allenatore, quindi non è che ho un pedigree da allenatore di primo, di top level, ma secondo me sono dei percorsi che un allenatore deve fare passo per passo, e come ho detto all'inizio, per me Ferrara era una delle squadre che facevo centro nel mio ipotetico centro di puzzle, di centrare l'obiettivo. Per quanto riguarda il girone B, sì, è vero, ma facciamo questo lavoro, sono un uomo di calcio, quindi sono un folle, non dovrebbe vedere, se sono allenatore devo vedere 1000 giocatori, devo vedere 1000 partite, devo aggiornarmi, guardo la serie B come guardo la serie D, guardo il girone B, guardo il girone C e ho lavorato nel girone A, quindi sono, penso, pronto anche per affrontare questo girone. Sicuramente ci sono più piazze tra virgolette importanti o comunque di pressione più forte rispetto magari al girone A, però anche qua si gioca con la palla rotonda, col campo a 100, 105x65, quindi penso di qualche partita di averla alle spalle sia come calciatore che come allenatore, quindi l'importante più che il girone è l'importante far capire ai ragazzi l'obiettivo, il perché dovranno faticare per 300, più o meno sono 300 giorni, andando a casa soffrendo per i dolori della fatica, ma avendo voglia di tornare qua il giorno dopo per soffrire ancora di più. Se riesco a far passare questo messaggio ai ragazzi, non dico che l'80% del lavoro è fatto, ma siamo molto avanti. Buonasera mister. Buonasera. Alberto Benazzi, Radio Roge Vita, ferrarasport.it. La SPAL, ne parlavamo prima col presidente Tacopina, ha moltissimi giocatori sotto contratto per essere una società di Serie C. Ecco, volevo chiedere, in questi giocatori c'è già abbastanza materiale, cioè in che percentuale pensa che si possano riconfermare questi giocatori e quanto bisognerà intervenire sul mercato prossimo eventualmente per arrivare a una squadra che lei ha in mente in questo momento? È vero, i giocatori sotto contratto sono tanti, ma proprio per il discorso che ho fatto prima, un giocatore può essere fortissimo e può essere magari non forte come il fortissimo, però lo devo guardare negli occhi, perché mi devi dare tutto. Se non è convinto al 100%, può essere anche il più forte o tra quello che magari è un po' meno forte di quel ragazzo e mi dà il suo cuore, vado assolutamente sulla seconda scelta. Quindi prima di tutto io, oltre che i vari programmi della società, io voglio parlare con i ragazzi e indipendentemente può essere anche considerato uno degli ultimi, come mi è successo magari anche quest'anno alla Pro Vercelli, dove ero, ma se un ragazzo mi fa capire che mi darà l'anima in battaglia, io vado solo con quelli che so che mi daranno tutto. Poi può essere anche più scarso di quello che magari deciderà di andare da un'altra parte, però su quelle cose lì ho le idee ben chiare. Grazie. Alessio Duarte, la nuova Ferrara, benvenuto mister. Grazie. Negli ultimi anni gli allenatori durante l'estate qui alla SPAL hanno avuto qualche difficoltà perché la rosa è sempre stata completata nella seconda parte appunto dell'estate. È un tema che credo sia significativo anche per lei. Volevo chiedere se, visto che poi ci sono tante situazioni contrattuali, siamo nella seconda parte di giugno, se avete già fatto una valutazione ampia con il nuovo direttore sportivo, comunque con il club in generale.
No, perché sono arrivato ieri sera qui in città, quindi non ho ancora avuto tempo di andare in ogni nel dettaglio. La Serie C è molto chiara, no? La maggior parte delle squadre fa fatica a fare una progettualità lunga, la maggior parte delle squadre completano la rosa gli ultimi settimane del mese di agosto. La maggior parte delle squadre ha anche contestazioni dei tifosi, perché se guardiamo anche nelle città qua vicino ci sono contestazioni, perché alla fine la Serie C vince una sola squadra, già il secondo il tifoso non è contento perché ha vinto. Quindi è un campionato difficile, è un campionato dove molte volte ci sono dei giovani che devi permettergli di sbagliare, devono avere concedere l'errore ai ragazzi, e mentre invece nello stesso tempo devi provare a continuare a vincere. Quindi è un mix complicato, che però non mi fa paura, perché il campionato è lungo, anche questo il pre-ritiro, no? Quello che ci porta alle partite è lungo, il mercato è lungo, quindi la pazienza deve essere quella l'arma che dice ok, arriveremo all'obiettivo, ma non è che dobbiamo fare, non è che dobbiamo avere la squadra, o comunque anche durante il percorso del campionato tutti vogliamo vincere, ogni tifoso vuol vincere tutte le partite, non perdere mai, però bisogna essere anche obiettivi, che arrivi da un certo tipo di percorso, e per creare qualcosa di importante con delle fondamenta solide ci vuole del tempo. Buonasera mister, ben arrivato a Ferrara. Maurizio Barbieri, Tal Press. Due o tre cose rapidissimo: se conosceva già la città di Ferrara, se c'era stato, se aveva avuto già rapporti con la nostra città. Seconda cosa, lo staff, se porterà il suo staff che aveva Vercelli, o se invece pensa di integrarlo con qualche altra figura che già c'era, o nuova figura. E poi l'altra cosa, che riguarda giocatori della Pro Vercelli, se è intenzionato a chiedere alla società di avere qualcuno che ovviamente conosce, perché ha già avuto le sue dipendenze. Okay. Grazie a lei. No, non sono mai stato né come turista né anche come calciatore qua a Ferrara. Non mi è mai capitato di affrontare la SPAL. Lo staff è sicuramente, ci sarà il mio secondo, il mio preparatore atletico, che è l'aeroporto, è già due o tre anni che lavoriamo insieme. Ok, e sono ben accetto a lavorare comunque anche con persone che mi possono magari aiutare per velocizzare l'integrazione con la città di Ferrara, col club, con velocizzare i tempi, ecco, la cosa che più mi preme. E l'ultima domanda era dei giocatori della Pro Vercelli. Penso che proprio per quel discorso qua che abbiamo fatto adesso, di avere 40 giocatori, prima devo parlare bene con i ragazzi, devo capire le motivazioni, devo capire anche le esigenze della società, e poi eventualmente per ultimo arriveranno le mie richieste. Non sono quell'allenatore che senza quel giocatore non gioco, perché secondo me già di per sé la rosa di questa squadra è una rosa importante. Quindi importante sotto l'aspetto calcistico, voglio vedere sotto l'aspetto di certi miei valori se riusciamo a far combaciare le cose. Buonasera, buonasera a tutti del resto del cabine. Due domande. Ho visto che lei pratica un gioco abbastanza divertente, con molti gol attivi, molto passivi. Ho visto nelle due ultime stagioni Renato Provercelli in C ha fatto 99 gol e ne ha presi 102, che sono cifre alte entrambe. Volevo chiedere se il suo lavoro è principalmente votato adesso a cercare ad abbassare quella dei 102, diciamo. E l'altra curiosità che aveva era due voci, una voce di mercato che è uscita, che riguarda il portiere del Padova, Donnarumma in scadenza, se è reale un vostro interessamento oppure se è una cosa campata per aria. Poi so che a Vercelli è Mustacchio un po' il suo uomo, no? Quello che quest'anno, però a 35 anni ha un contratto là. Allora, andiamo con ordine, uno alla volta.
Sicuramente è un numero alto quello dei gol presi, però dobbiamo capire bene quali erano gli obiettivi delle varie società. Gli obiettivi delle varie società erano valorizzare i giovani, cercare di vendere giocatori successivamente, fare un bel gioco. Questo era quello che mi era stato chiesto dalle varie società. Il speculare su un risultato, quindi non prendere gol, magari avrei venduto il portiere, forse quello sì, ma avrebbero venduto il portiere, ma non vendere gli attaccanti, che è quelli che ti portano alla fine per le società i soldini. L'anno prima a Ravenna ho fatto 86 gol con una squadra più forte, ne ho presi molto meno perché comunque la squadra era di un livello più alto per la categoria di Serie D. Ecco, questo sicuramente è una cosa che se vogliamo stare nella parte alta della classifica, con i ragazzi che ho a disposizione, voglio continuare a fare, non mi voglio snaturare, voglio che la gente si diverta allo stadio. Sicuramente in certi momenti, quando devo essere più pragmatico, sarò più pragmatico. E quindi, perché l'esigenza non è sì, ok, far più gol, sì, mettere in mostra i gioielli che magari la SPAL può avere, però prima di tutto devo iniziare a portare a casa sempre il risultato. Quindi sarò più verso quella direzione, però assolutamente, se mi chiede ti piace aspettare o ti piace dominare l'avversario, assolutamente non voglio che i miei ragazzi dominino la partita, dominino qualsiasi aggressività, far gol, fame, non accontentarsi mai. Questo ti porta a quei numeri che ha detto. Per quanto riguarda, vabbè, Mustacchio sicuramente è un giocatore che ha fatto molto bene, ma non per merito mio, per merito suo, perché io gli ho detto solo la strada che secondo me doveva intraprendere. È arrivato a 12 gol, però torniamo al discorso di prima, abbiamo 40 giocatori in rosa e prima di tutto dobbiamo fare certe scelte. Stessa cosa al portiere, abbiamo 5 portieri sotto contratto, mi sembra che andare a prendere un sesto portiere, calcolando che ne gioca uno, siamo un po' over. Sono state molte alternanze, molte difficoltà. Secondo me prima dobbiamo pensare con tranquillità, perché il mercato ha i suoi tempi, non siamo noi a decidere, di sfoltire, di metterci in una situazione di non ottimale, ma comunque una situazione dove ci si può lavorare e poi vedere cosa il mercato ti offre. Grazie. Grazie a me. Avete altre? Salve mister, sono Alessandro Landin dello Spallino, benvenuto. Grazie. Tra l'altro ci eravamo sentiti 2 anni fa per parlare di Prati e se andiamo a rileggere quello che ci aveva detto ci aveva preso abbastanza in pieno, devo dire. Beh, se dopo un anno non conosco i miei giocatori devo cambiare lavoro. No, però aveva previsto anche la traiettoria futura, che okay. non è sempre scontato con i okay. calciatori. No, le volevo chiedere una cosa di cui lei ha in realtà già mezzo parlato quando si è presentato col primo intervento, cioè dicendo che poteva arrivare qui con una strada che presumo fosse quella di Alex Casella, con cui ha lavorato, sì. Vercelli, è arrivato con un'altra. Visto che i tifosi a ogni latitudine amano le dietrologie e tutte queste cose qua, le vorrei chiedere come è nata la seconda strada, perché se no da fuori può sembrare Joe ha preso Dossena perché gli è piaciuto Dossena e ha lasciato a casa Casella imponendola a un altro DS, cosa che non mi sembra sia accaduta, quindi le volevo chiedere come sono andate le cose su questa strada alternativa. Allora, io so solo una parte, perché dopo forse è quella ma lui ha spiegato il resto, infatti. Ok. Completiamo la storia. Ho fatto il colloquio, sono piaciuto, ha messo magari sulla bilancia le varie opzioni che aveva e io il direttore Paolo non lo conoscevo, ci siamo conosciuti, quindi non è che ho lavorato solo con Casella, ho lavorato anche con altri direttori e quindi penso che, per come mi ha anche garantito il presidente, che possiamo essere un binomio vincente, non è che ho secondato, ho accettato ben volentieri anche questa situazione. Quello che mi fa piacere molto
è che comunque indipendente da una scelta che poteva essere tra virgolette spinta da un direttore, è stato solo magari il mio punto di incontro per avere questo colloquio e essere così piaciuto al presidente, sicuramente per un allenatore è molto importante. Ne chiedo un'altra cosa. Capisco che per parlare di mercato sia assai presto e ci sia Paolo Danzè che se ne deve occupare, ma la sua opinione presumo peserà notevolmente. Tra i giocatori con cui ha in programma di chiacchierare faccia a faccia, come detto prima, c'è anche Nahuel Valentini, che è in scadenza di contratto, oppure quel tipo di giocatori, ci sono anche Siligardi, Edera, verranno lasciati andare a prescindere? E prima io però parlerei con i ragazzi che ho sotto contratto, perché per loro potrei anche dire ok, Valentini lo conosco perché l'ho affrontato quando ero a Renate, però non posso garantirgli ok, ti voglio, ma c'è sempre la questione dei giocatori sotto contratto, quindi diciamo in questo momento è visto come un giocatore da comprare, che in questo momento non è nei nostri piani, ma non puoi, sarei un folle già a pensare di andare in ritiro con 40 giocatori, devo fare visto che ne faccio due, devo fare 4 allenamenti al giorno. Non che mi spaventi il lavoro, assolutamente, però anche per una situazione logistica è un po' complicato. Ha avuto l'occasione nella sua carriera di lavorare anche con tanti giovani, abbiamo parlato di Prati prima, che insomma non era neanche maggiorenne probabilmente quando ha esordito con lei. Sì. L'anno scorso si è provato a inserire un buon numero di giovani in questa squadra e per un motivo o per l'altro hanno fatto fatica a imporsi. Vorrei chiedere qual è il suo approccio a riguardo, perché ovviamente quando una stagione prende una piega magari non buona, i ragazzi sono i primi a pagare il conto. Giusto, anche perché penso che SPAL non sia una società come che ha certi, io di Matteo dicevo è di ghiaccio. Matteo può giocare a San Siro, può giocare sotto nell'oratorio vicino a casa, è lo stesso identico ragazzo. Molti ragazzi non sono così e soprattutto ci vuole tempo, devono sbagliare e non è possibile neanche fare troppe scommesse, troppi giovani, perché una squadra importante, una squadra che sta viaggiando forte, magari il giovane, non è che il giovane ti fa la prestazione super, allora anche il giovane che trascina la squadra, ma se devi portarti un giovane, tra virgolette, a rimorchio e la squadra lo deve trainare, una squadra che sta in salute, che va forte, un giovane a rimorchio te lo traina, quando incominciano a essere due o tre, la squadra non ce la fa più a trainare e quindi quella scommessa tra virgolette la vai a bruciare tu, perché quando se mi inserisci un giovane che fa fatica, la squadra va male, bruci il giovane e non ottieni quello che vuoi ottenere. Quindi io a me non piace tanto distinguere tra giovani e vecchi, forti e meno forti. Se il giocatore è bravo, il campo ogni giorno mi dà, anzi ogni minuto mi dà colloquio, sei lì, vedi come entra in campo, come corre, la voglia, la prestazione, e io devo essere bravo a dire ok, non c'è problema, va in campo, per quello che sta facendo vedere questa settimana va in campo, dopo logicamente la domenica le emozioni, la pressione, tutto, dobbiamo aiutarlo noi, dal mio staff alla squadra, però non, quella divisione lì tra giovani e vecchi non mi piace, ecco. E anche per, ne ho fatti esordire parecchi e alla fine sono quelli che forse non ti gratificano un po' di più, però vedi che poi una volta che partono è esponenziale, no, il miglioramento, perché essendo giovani anche sotto il livello della pressione, il vecchio ti diceva ma io forse 2 anni fa giocavo in quel modo, ho fatto la miglior stagione giocando in quel modo, tu gli chiedi anche solo un movimento diverso e oppure 3 anni che lavorano, faccio un esempio, uomo su uomo, io in certa parte del campo non lavoro uomo su uomo, e andare a tirarglielo via, non perché sia sbagliato, ma andare a tirarglielo via ci mette più tempo. Tutto qua. Mister, guardando la sua carriera di allenatore, lei ha una certa confidenza con i playoff. Se non è prematuro, possiamo considerarli i playoff quest'anno un obiettivo da raggiungere? We're not allowed to talk about this for our hour. And for our hour you can't talk about it.
so we're not going to answer that question. No, we have, I have to go anywhere. Like, board no, I really do. Però è un po' scaramantico. Un po' scaramantico il presidente. No, vivo per vincere ogni giorno, quindi non arriverei vivo a fine se non riesco a portare questa. Ho detto vivo 24 ore su 24 per la SPAL e vivo per la vittoria. Non riesco a credere che non riesco a portare. Non perché voglio fare il presuntuoso, ma i ragazzi devono credere che ogni minuto hanno un euro nelle proprie mani e devono moltiplicarlo, non buttarlo nel cestino. Quindi non posso garantirlo, ma ci proveremo in tutti i modi. Thank you.